Salve ragazzi, qui è Trofra di Palo, oggi siamo tornati con un nuovo video. Siamo tornati su Clash of Clans dopo circa 2 settimane che non vi portavo un video nuovo. Quindi vi invito subito a lasciare un bel pollicione in su per supportare la serie che sto portando con quel gioco. So che vi piace ancora, so che vi strappa ancora le lacrimucce famosissime. Quindi un bel pollicione in su, ma soprattutto attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, perché già ieri ho iniziato a fare le live su questo gioco. Quindi non so se continuerò. Se vedo che c'è un grande supporto da parte vostra, magari porterò altre live in maniera sempre più frequente e anche programmata. Dunque, lasciate un like, lasciate un commento scrivendomi cosa dovrei portare nel prossimo video su Clash e buona visione. Allora, quest'oggi volevo portarvi, come ho anticipato nel video di ieri della live, un attacco con delle truppe che io su Clash non ho mai visto. Quindi sarà una sorta di reazione barra tentativo di fare un attacco nuovo con una strategia nuova, proprio con le truppe che non ho mai visto su Clash of Clans. Di che truppe sto parlando? Come vedrete dal mio bellissimo esercito, ho lo scheletro gigante e l'ho accompagnato, ho provato a fare con uno scheletro Wiwi, non so come sia, come possa essere la sigla, probabilmente Skewiwi, non lo so. Le pozioni le vedete benissimo qua: un assalto per farli entrare, una cura per magari dargli un po' più di vita, ne hanno un bel po', ma non è che siano proprio al top, e serve anche per le streghe, per i mortai ed infine la furia. Quindi vado a cercare un attacco con questa strategia e vi mostro fin da subito la seconda. La seconda sarà una strategia invece aerea, come vedete 3 mastini lavici, sgherri e poi tutti quei bombaroli qua, quelle specie, come cazzo si chiama? Barili d'ossa, livello 6, barili d'ossa. Li proverò, mai visti prima, insomma. Ok, potremmo provare la prima tecnica su questo. Non che abbia particolari risorse o che, ma ho visto che ci sta mettendo un po' a trovare le partite. Quindi ho detto, prima di rischiare di non trovare nessuno per anni, proviamo ad attaccare questo. Comunque un 300.000 tra oro e Elisir ce l'ha. Non ha tanto nero, ma dettagli. E vi ripeto, non ho la più pallida idea di come funzionino. Le streghe dietro. Vado con una bella furia, anzi prima vado con gli spaccamuro, ok, una bella salto qua, una bella furia qua in mezzo e qualche mago qui per pulire, così da far entrare i begli eroi. Perfetto, gli eroi sono entrati, sono anche curioso di sapere come funzioni qua. Innanzitutto potremmo sganciare una bella cura qua in mezzo per dargli una manina. Sono curioso di sapere come funzionino questi tizi qua che non ho mai visto in azione. Praticamente tirano dei pugni e penso, e ripeto penso, che quando muoiono sgancino la bomba, però non ne sono sicuro perché per ora non ho ancora visti morire. Sgancerai anche una bella furia qua per dargli un po' una mano ad andare un po' più rapidamente, ma non è che stia andando così bene, anche perché le streghe qua stanno facendo il giro fuori. La regina è morta, però cioè, è un villaggio pieno di sezioni, forse avrei dovuto utilizzare meglio l'assalto. E sì, penso proprio che funzioni in quel modo come intendevo. Quindi loro buttano giù e una volta che crepano, dai strega, dai strega, dai strega, dai strega. Questa strega qua sta implorando di buttare giù il castello. Niente, non ce l'ha fatta, vacca boia, guardate quanto è mancato. Comunque qua una volta che muoiono, tra virgolette, lasciano giù la loro palla bomba potentissima. Comunque ho visto che le streghe si sono unite qua. Giusto, lasciano giù la bomba. Sì, ok, perfetto. Era una bellissima idea aggiungere lo scheletro anche qua. Beh, qui, vabbè, sti scheletrini non uso neanche la mia come si chiama, veleno. Dai, speriamo che queste streghe buttino giù l'arco X assieme al bellissimo re, cioè al bellissimo mago, scusate. Siamo al 74%. Dubito che faremo altro. Tra l'altro l'Elisir nero non l'ha preso nessuno, non se l'è incagato. Spero che non mi targhettino le streghe, anche se una me la stanno già targhettando. Attiviamo il re barbaro e vabbè, penso che più di così, tra una roba e l'altra, più di così non è che faremo. Vediamo quanto danno fa alle mura, ad esempio, questo tizio. Eh beh, mica male. Comunque non mi dispiace affatto. Direi che possiamo terminare qui la battaglia, evitare che muoia di più. Le risorse ce le siamo prese, non ci siamo presi per nulla l'Elisir nero, ma dettagli. Vado a tirar su i miei bellissimi eroi, che ovviamente hanno bisogno delle gemme per essere tirati su. Vedo se c'è qualcosa da rimuovere. No, direi che possiamo partire con la seconda disposizione, cioè con la seconda composizione di truppe. Ho provato questi, andiamo a dare un'occhiata, che sono barili d'ossa, come già detto. In teoria loro, a differenza delle mongolfiere, si lanciano
su demoliscono l'edificio più vicino, quindi non colpiscono le difese. Dunque dovrò un attimo pensare a sganciare magari un po' più in ritardo i miei mastini. Però è la prima volta in assoluto che provo una tecnica del genere, tra l'altro accompagnate dagli sgherri. Qualcosina dovremmo combinare, perché non è troppo diversa da una tecnica con le mongolfiere. Però resta il fatto che con le mongolfiere le mongolfiere colpiscono le difese e non gli edifici. Penso che questi colpisca gli edifici a caso, ma lo vedremo tra poco. Ok ragazzi, dopo un sacco di tempo penso di aver trovato il villaggio che fa per noi. Potrei tentare appunto con questo, più che per la disposizione per le risorse, perché vabbè la disposizione ha le due difese aeree abbastanza vicine e beh la posso tentare. Io andrei da questo lato sinceramente, anche se lì c'è la regina, però vabbè, quindi andiamo con i nostri bellissimi cosi qua e inizio a sganciare per le difese aeree ovviamente i nostri bellissimi... Ah, ma cazzo, ma sgancia gli scheletri! Ah, ma porco cane! Pensavo sganciassero delle bombe tipo le mongolfiere, invece non avevo capito assolutamente nulla. E difatti... È un fail totale, mi sa. Andiamo con i reali, ma... Ovviamente non avevo capito assolutamente un tubo, però... In effetti non aveva molto senso che sganciassero le bombe, ma pensavo che non... perdessero tutta la loro efficacia, quindi era il caso di sganciarli un po' dopo. Beh, insomma, dire che questo attacco è stato un fail è chiaro. Vediamo se riusciamo almeno ad arrivare al 50%, cioè almeno a fare una stella. Mi sa di no. Vediamo se con questa regina qua, sì, beh, forse la regina ce la fa. Sì, la regina ce la fa. Devo attivare l'abilità. Madonna santa, che fail. Vi giuro, ero convinto che agissero in tutt'altra maniera, ma essendo il primo attacco che facevo con questa truppa, cioè, è neanche uno degli ultimi, perché è da dimenticare totalmente. Vediamo, intanto, beh, un po' di percentuale qui ce la facciamo. Ok, attiviamo anche la sua abilità. Purtroppo dubito che riusciremo ad andare oltre. Ok, 45%, no. Ci siamo presi tutto il nero e questa è forse l'unica cosa positiva. E mi manca un goblin, vabbè, mi sa che lo lascerò morire qua. Non come risorsa perché ci siamo presi tutto, ma sicuramente pensavo di fare decisamente meglio. Niente, ho provato le nuove truppe, è stato quindi una sorta di mix tra Clash Royale e Clash of Clans all'interno di questo video. Spero che vi sia piaciuto, spero che continui ad emozionarvi come sta comunque tornando ad emozionare me. Lasciate un pollicione su, un bel commento, campanella attiva per seguire anche le live se e quando le farò e ci vediamo alla prossima.